E bello a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon Go! Siamo nel bel mezzo di questo stupendo evento dove possiamo trovare tutti i Pokémon che sono stati inseriti nei precedenti Community Day e chiaramente possiamo trovarli anche in forma Shiny. Questo evento purtroppo si svolgerà solamente il weekend, quindi da lunedì ricominceranno gli spawn normali. Se in passato non avete potuto partecipare a qualche Community Day o volete solamente andare a caccia di shiny, questa è l'occasione ragazzi. Infatti volevo mostrarvi gli shiny che ho trovato al momento. Come possiamo vedere li ho messi sotto data di ritrovamento. Sono uno è questo Cyndaquil da 410 punti lotta, il secondo è questo Marip da 608 punti lotta, il terzo Dratini shiny, bellissimo questo ragazzi, secondo me 487 punti lotta, e l'ultimo è un Eevee da 161 punti lotta. Ricordiamo che ogni Pokémon che catturiamo, ad esempio questo Eevee, vediamo in basso ha come mossa la mossa esclusiva del Community Day, in questo caso appunto ultima scelta. Questi quattro sono gli shiny che ho trovato momentaneamente, speriamo chiaramente di trovarne il più possibile, ma però vedete dopo mi sono fatto scambiare uno Squirtle shiny che ho dato in cambio un Chatot preso in Brasile. Dopo ho trovato Magnemite shiny, eccolo qua, con la forma dorata possiamo dire, carino anche questo, così l'abbiamo aggiunto. Poi abbiamo Shuppet shiny, eccolo qua, 618 punti lotta, che mi mancava ancora come Magnemite, e che ho aggiunto anche questo Makuhita da 87% DV, 266 punti lotta, che pure questo non avevo, quindi è stato una bella cattura. E andando ancora sotto abbiamo il Cyndaquil del Community Day di Cyndaquil che c'è stato poco tempo fa, ne ho catturati solamente due come vedete, ma ci siamo rifatti in questi giorni che almeno ho catturato un terzo, quello lì che vi ho fatto vedere prima. Per il Community Day di Cyndaquil devo dire che sono stato abbastanza fortunato da trovare un Cyndaquil da 82% DV, che poi sono andato a farlo evolvere in Typhlosion, eccolo qua, con la mossa Incendio, la mossa esclusiva del Community Day. E come ultimi shiny che non vi avevo ancora mostrato, ho trovato in Brasile, prima di tornare, questo Ponyta da 1400 punti lotta, Ponyta che con questo blu si presenta proprio in una maniera molto bello. E dopo abbiamo Cubone, che ve ne avevo già mostrati un paio di primi che avevo catturato, però come vedete a fine evento sono riuscito a trovarne ben 5 shiny. Dopo abbiamo Pinsir, che avevano rilasciato Pinsir qualche settimana fa, ho trovato un Eevee in Brasile, ancora un Pinsir, Swablu, e poi tornava il Community Day di Beldum. Quindi con gli shiny nell'ultimo periodo devo dire che sono stato abbastanza fortunato, ne abbiamo aggiunti parecchi. Shiny e Community Day a parte, dal 1 dicembre nelle ricerche sul campo possiamo trovare dei nuovi Pokémon. Quindi proprio oggi io ho completato i 7 timbri settimanali e andiamo insieme a vedere che Pokémon ci esce. Dovrebbe uscirci uno dei tre uccelli leggendari o uno dei tre cani leggendari. Quindi vediamo subito. Affrontiamolo subito e Articuno! Ci esce Articuno al 1264. Catturiamolo con Baccananas, perché come sappiamo da qua non possono sfuggire i Pokémon. Vediamo se sta dentro al primo colpo. Speriamo di sì, che non ho voglia di buttare via Ball. E ok, abbiamo catturato Articuno. Quindi per questo mese di dicembre possiamo trovare ben 6 Pokémon dalle ricerche sul campo. Quindi se non siete riusciti a trovarli o catturarli in passato, ora avete l'occasione di trovarli nelle ricerche sul campo. Ottenendo i 7 timbri settimanali potrebbe uscirvi uno di questi 6 Pokémon leggendari. E non so se possiamo trovarli anche in forma shiny ragazzi, perché come sappiamo in passato hanno rilasciato i 3 uccelli leggendari in forma shiny. Quindi chissà, se siamo abbastanza fortunati, magari potrebbe uscirci anche in forma shiny.
allenatori, non avevo ancora partecipato a un raid livello 5 di Cresseglia, quindi non l'avevo ancora aggiunto al Pokédex. Ora ci troviamo qua sotto la palestra che stiamo aspettando la schiusa. Tra pochi secondi dovrebbe schiudersi Cresseglia. Andiamo insieme a effettuare il raid e ad aggiungerlo. Ecco che mancano pochi secondi e siamo dentro. Ho messo praticamente la squadra di Tyranitar. Non avevo preparato prima una squadra fatta apposta per Cresseglia, però Tyranitar se la cava più che decentemente. Ora vediamo se siamo solamente in 4, come potete vedere lì in alto. Ci metteremo un attimino a tirarlo giù, non so quanto, speriamo di farcela, però penso proprio di sì, ma sarà lunghetta, quindi magari ve lo faccio andare avanti. 70 secondi, è quasi giù Cresseglia, dovrebbe mancarmi ancora uno o due Pokémon, così non mi sbatte fuori, e ci siamo, 60 secondi ed è giù. Eccolo lì che si rimpicciolisce. Andiamo a vederlo, speriamo di catturarlo, perché appunto è il primo che sto facendo. Ho messo il Fortunuovo, come vedete, per chiaramente ottenere più punti esperienza, ma visto che non l'ho ancora catturato, così almeno aggiungendolo al nostro Pokédex lo verrà aggiunto come nuovo Pokémon e ci dà ancora di più. Ora vediamo se riusciamo a catturarcelo. Ci è uscito a 1624 punti lotta questo Cresseglia, assolutamente con la bacca dorata. Aspettiamo che fa la mossa ed eccolo lì. Abbiamo preso ottimo. Uno. Aia, solamente uno. Andiamo ancora con la nostra bacca dorata. Mandiamo il pallino piccolino da effettuare un ottimo, un eccellente. Aspettiamo che fa la sua mossa e si sposta sulla destra. Potrei tentare a lanciare anche lì, però non me la sento perché non tiro tanto bene quando il Pokémon è sulla destra, visto che io lancio appunto con la mano destra. Se andasse sulla sinistra riesco più a fare l'effetto, invece sulla destra è un attimino, non vorrei buttare via Premier Ball più che altro. Ne abbiamo 15, ma vabbè, aspettiamo quell'attimo che si sposta in centro. Ecco lì, vediamo, ole! Ottimo, vediamo ragazzi, 1, 2, 2 tocchi, non farmi buttare tutte le bacche, dai Cresseglia, lasciamo lì, vediamo, è lì sulla destra, continua ad attaccarci ma non ce ne frega nulla di lanciare quando è lì. Aspettiamo che torna in centro, eccolo lì, attacca, dai attacca, Cressi, Cressi, ecco, olè, ottimo, 1, 2 e 3, catturato Cresseglia, l'abbiamo preso e aggiunto al Pokédex, alla nostra collezione. Avete visto, nuovo Pokémon registrato, anche qua lo andiamo a registrare nel Pokédex, voilà. 1624, ecco qua questo stupendo Cresseglia, così almeno abbiamo aggiunto un altro leggendario. Cresseglia rimane ancora qualche settimana nei raid di livello 5, però almeno così l'ho aggiunto e non ho più il pensiero, capite? Ottimo, questo weekend mi è andato bene perché con l'evento Shiny abbiamo registrato qualche altro Pokémon Shiny alla mia collezione e in più avete visto che ho aggiunto anche registrato Cresseglia. Direi che non ci possiamo assolutamente lamentare del weekend. E per oggi da Gamer Joe è veramente tutto, allenatori. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quanti shiny avete catturato in questo weekend. E se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al mio canale per avere tutto il vostro supporto. Da Gamer Joe è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao allenatori!